potevo non venire dietro al bar del Papillon Story, dove trovo dei barman belli, simpatici e soprattutto bravi. Ma non solo barman, trovo anche la nostra Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Com'è andata la serata? Direi discretamente. Molto discretamente, anche perché finché c'è donne così, per forza discretamente. Io passo oltre, ti passo davanti, Buonasera. Che ce lo permette un ciao? Buonasera a tutti. Ciao. Lei è? Andrea, piacere. Ti posso dare un bacino? A voglia. Andiamo. Sono tornata da lui dal 28 febbraio, non l'avevo più visto e mi sembra si sia preparato parecchio. Guardate là. Ma guarda, Riccardo, vero, mi sbaglio? Certo che sì. Che cosa sta preparando? Stasera è veramente all'opera, perché non ha tralasciato niente. Ci sono andata io a cercare questi liquori che sono veramente, veramente di quell'epoca, ma che ridiventano della nostra epoca. Riccardo, che cosa stai preparando? Sto preparando White Russia. Ci spieghi un po' che cos'è? È un cocktail a strati che si prepara facendo raffreddare lo shaker con del ghiaccio, mettendo nella doppia coppa del ghiaccio tritato uno strato di vodka, uno strato di Kahlua, e poi per finire si versa la panna montata, shakerata dentro lo shaker a filo. Senti, quindi al Papillon Story c'è gente parecchio, o come ti posso dire, insomma, di palato fino. Lo dico, sicuramente sì, perché questi sono cocktail internazionali e di cui purtroppo ai giorni d'oggi, specialmente in questi locali, si è perso la memoria totalmente, perché adesso i ragazzi bevono cose molto più rapide, molto più veloci. Queste sono cose che richiedono una preparazione lunga, non c'è questo. La cultura del saper aspettare è finita con una generazione. Adesso ma infatti sto sentendo che ti urlano B52, White Russian, il Bloody Mary, vedo qui. Sono degli stimatori, perché li hanno già bevuto. Ah, ne sì? Hanno già bevuti. Ora facciamo vedere ai nostri fan. Inquadra un po' qui, guarda. Sedano, che ci fa il sedano? Guarda, succo di pomodoro, qui veramente una libidine, o come diceva Jerry Calà, doppia libidine coi fiocchi. Evviva il Papillon Story e le bevute di un tempo! Vero? Certo che sì. E poi ragazzi, guardate la sala, non avete modo di vedere i filmati, stasera è stupenda, una serata meravigliosa con una scena preparata in modo delizioso da Ottavio. Quindi una primavera iniziata nel migliore dei modi? Sicuramente sì, e questo sarà solo la base per poi poter ripartire. Quando? Innanzitutto continueremo l'11 di aprile con un'altra serata del Papillon Story. E poi la porteremo avanti durante la prossima programmazione della stagione nuova, perché questo deve diventare un appuntamento di tutti gli amanti della buona musica, dello stare insieme e del buon bere. Allora, con ottimi cocktail, un barista, un barman di questo genere, appuntamento all'11 aprile. Ciao Riccardo. Ciao Chiara. E mi scappa, mi sfugge, ma è il barista più bello del Papillon Story, non voglio togliere niente agli altri, ma è il più bello e ci fa anche il cuore. Che prepari, Guido? È un analcolico, una tristezza, però è buono, molto buono, alla frutta, fresco, dissetante, stile Papillon. Per la primavera? Ovvio, pronti. Quindi la primavera, aspettando calorosamente l'estate. Sempre. Allora noi si dà appuntamento all'11 aprile, Guido sarà con noi. Ovvio, 11 aprile tutti qua come sempre a festeggiare e a bere. Oh vai, ciao Guido!